Esercizio 1. Il rame ha questo coefficiente di conducibilità termica, bisogna cambiare l'unità di misura e esprimerlo in quest'altra. Intanto osserviamo che il Kelvin si può anche esprimere in grado centigrado, perché questo Kelvin rappresenta un gradiente termico unitario, quindi una differenza di temperatura, e quindi le differenze di temperatura assumono lo stesso valore sia in Kelvin che in gradi centigradi. Dobbiamo passare dai watt, che sono joule al secondo, in calorie. Quindi al posto di un joule scriviamo una caloria diviso 4,186, perché questa è l'equivalenza inversa di quella che conosciamo, che una caloria corrisponde a 4,186 joule. Inoltre dobbiamo portare i metri in centimetri, quindi un metro 100 centimetri. Qui c'è specificata l'equivalenza che abbiamo appena visto, una caloria sono 4,186 joule, questa è l'equivalenza scritta in modo diretto, l'equivalenza inversa, un joule è una caloria diviso 4,186. Facendo i calcoli, il risultato è 0,958 calorie fratto secondi centimetri e Kelvin, che era l'unità di misura richiesta. Notiamo infine che il valore iniziale aveva tre cifre significative e giustamente abbiamo lasciato il risultato finale anche lui con tre cifre significative.